domande. Bene, allora ringraziamo la dottoressa per la disponibilità e la chiarezza con cui ci ha parlato dei danni del tabagismo. Beh, adesso non ci rimane che formare il gruppo. Vai, Guerrini, mi raccomando. Lei ci ha detto che il fumo fa male, ma lei ha mai fumato? No, no, è giusto. Non ho mai fumato, no. Beh, come ho cercato di dimostrarvi, ci sono delle esperienze che non è necessario fare per sapere che fanno male. Insomma, l'importante è non iniziare. Ma una sigaretta ogni tanto? Ogni tanto, se calcolato in mesi e in anni, diventa un serio problema di salute. Comunque, troverete tutto in questa cartellina. Buon lavoro! Grazie. Dunque, ci sono dei candidati per il gruppo? Allora, ragazzi, si tratta di farci venire delle idee. Sì, prof, ma io non c'ho idee per questa cosa. No, non c'hai voglia, Guzman, è diverso. Poi questa cosa si chiama campagna di sensibilizzazione contro il fumo. E poi, scusa, non hai alzato la mano prima? Io volevo andare a bagno. Vabbè, dovete leggere questi fogli, abbiamo solamente 20 giorni. 20 giorni? Sì, Mirko. E tu sarai il coordinatore del gruppo. Mirko? Ma senza babbo è un fumatore incallito. Dai ragazzi, la dirigente ci tiene a questi progetti. E poi lui è più bravo a comunicazione, no? Beh, almeno poi saprà cosa dire sul fumo. Magari lo fa capire anche a suo padre. Oh, ma ti fa cavoli tuoi! No, no, fatela finita, tu smettila. E tu leggi questi fogli. Leggili bene. Scusi, prof, ma cosa dobbiamo fare esattamente? Foto, video, inventare uno slogan? Libertà creativa assoluta, ragazzi. L'importante è dire che il fumo fa male. Ma l'hai presa la risposta delle analisi? Sì, 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 è tutto a posto. Ah, sì, eh? Sì, sì, tutto a posto. L'ho lasciato all'ufficio, ma è tutto a posto. Adesso si dovrebbe... Ci sono... Oh, e questa? Che sei matto, metti via. Sono matto, dici? Ti spiego tutto, non ti preoccupare. Guarda che dover dirle alla mamma. Va bene, ti presto la macchina tutte le volte che me lo chiedi, va bene? Ma che macchina? Smetti davvero, glielo dico. Senti, io ci ho già provato, non ce la faccio. Stavolta farei come dico io. Che c'è? Niente. E questa la tengo io. Allora, che dite? Ascolta, io ho fatto questo montaggio. Si potrebbe usare questo filmato e come slogan metterci non è il fumo a dare la fama. Non è malvagia come idea, alla fine. Non so. Certo, tutti questi film sembrano essere degli spot a favore del fumo. Erano tante le persone che iniziavano imitando un divo del cinema. Poi, però, oggi come oggi, dal cinema, dalle pubblicità, il fumo è quasi totalmente sparito. Sentite un po'. Sai che potremmo fare? Prendere una tela e incollarci sigarette di tutti i tipi. Anche fumate, anzi, soprattutto fumate, e intitolarlo qualcosa come il più grande cimitero del mondo. Un po' troppo concettuale, eh? Pensiamoci su. Io intanto mi sto dando da fare. Thank you.
fai? Vai che ti fa bene la salita ora che hai smesso di fumare. Dai, fa un po' di stretching, va? Anche lo stretching? Sì, sì, va bene. Felici te. Mi ricordo la mia prima sigaretta. Oh, e dai, babbo, basta queste sigarette. No, aspetta, aspetta un attimo. Lo sai perché ho fumato la prima volta? Sentiamo. Perché volevo fare colpo su una ragazza. No. Ci sei riuscito? Te che dici? Era tua mamma. Ma pensa, la stessa adesso che vuole tu smetta per non diventare vedova, eh? Boh, fighissimo questo, mi casa. Rubiamola, no? Chi è il grafico che l'ha fatto? Ma come grafico? Ma non lo vedi che è Van Gogh? Van Gogh? Lasciamo perdere. Sì, però anche tu, Mister Creatività, qui nemmeno un'idea. No, no, io l'ho iniziato il quadro con le chicche. Il più grande cimitero del mondo. La più grande stronzata del mondo. Vabbè, guarda. Vi leggo alcuni dati, magari ci vengono in mente delle nuove idee. Qui dice che alcuni ricercatori svedesi hanno scoperto che il bisogno di alcol negli alcolisti è controllato dallo stesso meccanismo impiegato dalla nicotina per stimolare il cervello. Oppure questo, ecco, sul fumo passivo. Dice che a causa sua ogni anno muoiono circa 600.000 persone. 150.000 di questi sono bambini che vivono in casa con un fumatore. Te ne sai qualcosa, eh? Finalmente! Chi si prende? Qualsiasi cosa purché sia lo stato liquido. Io vado un attimo al bagno. Sì, aspetta, vai. Già che ci sei, vai anche a pagare. Vai. Scusi? Ci avrebbe una sigaretta? Mi dispiace, è l'ultima. Grazie. Una sigaretta. Grazie. Ma che fa? Niente. Ora glielo faccio vedere io. Niente, volevo solo una sigaretta. Ma quale sigaretta? Mi stava frugando in macchina. Ma che ti frugavo in macchina? Volevo solo una sigaretta, guarda, mi dispiace. Che fai? Ma lascia fare, dai. La smetta, mi stia lontano. Stai buono, appena una sigaretta, falla finita. Mi stia lontano. Falla finita, dai, stai buono. Questo stai buono. Mi stia lontano. Stai buono. Mi stia lontano. Volevo solo una sigaretta! Volevo solo una sigaretta! Ma che fai? Ma che questo? Ora la faccio parlare con i carabinieri. Cosa fai parlare? Ma stai buono. Ti fermo. Ho combinata grossa, amico. Non so che mi ha preso. Ma ti rendi conto, babbo? Quello ha chiamato pure i carabinieri. Io non ce la faccio, no? Non ci riesco, Mirko. Io non so cosa devo fare.
test parla chiaro, chiarissimo. Il valore del monossido di carbonio dell'espirato è decisamente alto. Dottore, io non so cosa fare. Sia tranquillo, le proporrò un programma di gruppo e fisseremo delle visite di controllo. Sì, ma non so se sarò in grado, ecco, non so se riuscirò a sostenerlo. Smettere non è facile, ha ragione, è ancora più facile ricadere. Lo so. Però lei è venuto qui, no? È già un passo importante, creda a me. Dice? Innanzitutto è un buon segno che lei voglia parlare e fare qualcosa per se stesso. Me lo direzioni meglio quel faretto, per favore? Sì. Così va bene? Che dici? Vai, perfetto. Siamo pronti allora? Un attimo solo. Bene, tutto a posto. Motore. Ciak. Segnali di fumo, uno prima. Azione. Mi chiamo Graziano e sono qui per parlare della mia esperienza di fumatore. Anzi, di fumatore che ha smesso.